Allargare mi sono se ti si mette la pelle ti sono qua. Ciao Lino. Hai detto sì. Senti, guarda, io ce l'ho. Ma ci piace l'Italia. Bravo, sì. La stampa, questo per la stampa? Sì, sì, per la stampa. Allora vabbè, via. Siamo belle stampe. Anche per quella stampa. E allora si andava a sentire. Thank you.
Scenderemo giù, prenderà la parola anche il vice rettore, quindi Don Regione. Scenderemo giù al Stadio Casentino per visitare il nostro Gange, il vecchio Solano, d'accordo? Poi andremo, facciamo la passeggiata lungo le strade, quel via Luna e via. Il signor sindaco ci farà vedere la sala consiliare, eccetera, poi prenderemo un vermut di qualche cosa al bar, ci prova. No, stiamo convenendo la distanza. Qualche estra c'è, logicamente. Di casa su, poi la vestina in chiesa, da Padre Cristiano, la vestina a Gesù, d'accordo? Quindi, ecco, io ho fatto una poesia in ottava rima, che se vi stanca la potrei anche cantare sull'aria delle ragazze di Monticelli, vero? Se poi siamo tutti benedetti, siamo tutti assai vicini, a fagioli, a cioccolini, nella gloria siamo compresi, siamo a nozzi che piazzesi, sono di tutti. Salutiamo con onore per la gioia vice rettore. Pensiamo al priorino, resta il nastro come gira. Questo manca, peccato. Il secondo rotti folle, non l'ha preso con le molle. Ora vive giù a Firenze e non fa tante sguardenze. Castellani c'è di catto, è sapiente non è matto, col quercione e col castagno ci fa pure il suo guadagno, fa il mercante, bustringhe, manca anche questo strano, perché era un ragazzo bello, se non un perruzzito strano, lui lavora in quel di Stia, perché fallo se la zia, che ne so. Questo è presente però è bello, Don Roberto del Bresciani, lui non ama piatti strani, e se il tempo a voi passate, lo sapete, lo stufate. Salutiamo il Sabatini, che mi prego di quattrino, e se piove in Casentino, fate acquisti al mercatino. Perché ti deve stare, lunedì, domani. Un saluto a Mr. Pilla, questo proprio ci ha mandato il saluto e telefonato che c'è il babbo di Bertano, quindi un po'. Ogni poco fa failla e la sera e la mattina ti faceva la fregnatina. Anche questo doloroso, scusate, Calabri purtroppo si è ripetuto, l'ultimo momento siamo riusciti a trovarlo, si chiama Calabri e è morto un figlio ventenne, quindi è un triste insomma. Il Calabri sta a Signa, non è certo di Bucigna, corse tanto in ferrovia, da Compiotti su Pavia, faceva il corriere. E quel Rossi Don Romano sta a Roma assai lontano, se il tempo non andrà male, lui finisce il cardinale e batte. Ora siamo in quella accanto, E il chirurgo dottor Dante è nemico del purgante, se ti viene il mal di petto ti consiglio il filopetto.
Pasquale, salutiamo col cinquale, non sappiamo fino a quando, ma dipende da Burlando. Attenzione, qui c'è il pensiero più importante, non c'è il sindaco, questo è sempre importante, non so, vedete un pochino, anzi lo preghiamo per dire una parola un pochino tecnica. Tanzi, vivi a Siena, di tre cose sempre pieno, di tre cose. Nella giunta non è male, è assessore al personale. A cui piacciono gli amaretti, che scatena la saliva, apprezzò l'iniziativa. Salutiamo quel missaggia che non nacque certo a Staggia, è un esimio professore che insegna con onore. Ma sapete quello di Giovanni? All'esame di lettere, il professor Marchiello l'ho cercato ma non sto dovendo incapparlo, mi diceva, dimmi un po' la poesia di San Martino, dice, la nebbia piovicinando sale, fine come sale. Cosa vuol dire piovicinando sale? Dice che la veniva fine come sale. Beve sempre il sorellino, proprio in nulla gli è cambiato, né è morto arrabbiato. La mamma mi scrive, Mario, il tuo papà è morto arrabbiato perché tu non scrivi mai. Prefetto, non morti di mamma! Ma è anche un bel barbiere e fa pure il cameriere. Il Terenzio ormai in pensione, la mattina fa colazione con il latte e la pastina e poi fa la citativa. Mister Gianni a San Miniato, manca questo pezzo d'osso, sono 20 anni che ha provato San Miniato a scuola, col suo Sergio e senza prove, chiappa un pesce con un bove. Giovannone. Fa il lino a Luciano, è un prete assai nostrano, lui pastura pur lo stecco, allaccia questa, e di certo non è becco. Leonardo Berni, figlio a Londra, è un prete sulla fronda, per avere qualche idea, si ritira giù a contea, con Pagliazzi gli è proposto, non disdegna il buon Orasto, lui è nato a Monte Gonzi, non è gonzo con i gonzi. E Franchino ha del toglio, che smanca, buono è dentro che ti fai, di mestiere farli bianchino, piglia fuori poverino. Salutiamo Valentino, alla lenza fa il postino, con gli accosti e pensa, che qualcuno li avanza. Anche questo manca, eh? E di rosso, pensi lei, dove stia, dica lei, non è certo un prete bello, gli è toccato anche il pestello. E Vincenzo, la Berchini, con lettore, Stocchini, con l'ognone e l'osso buco, è padrone di Monte Luco. Non ci ho messa! Salutiamo Sermonetti, camperetto di spaghetti. Lui vive a San Giovanni e di certo un po' inganni. Ma questo c'è adesso un altro purtroppo. Uno è vivo a quel Perini, dai modi sopri e fini, mangia quanto un tribunale, ma si vede che è un pittore. E stringiamo anche la mano al Fusini in San Luciano, con la macchina in corriera, lui ha fatto una gran carriera. E al Baro del Chinassi digiarisce pure i sassi, e se gente non mi fa male, mangio quanto un tribunale. E carini, carini belli,
che fa rima con Bocelli, quando prende il vino fretto, lui il dollo fa di petto. I colletti viene l'arma e un omaggio tutta calda, sia a piedi, sia a piedi che a cavallo, e fu certo maresciallo. Salutiamo in ingressi che fa rima coi cipressi, lui proviene da Castagno, nella siede fa il bagno. Paolin della Merini è nemico degli intrighi, con le fucsie e le zucchine e il mercato bravo! Il Caini di Panzano, lui il fegato, lui il fegato Massano, e ne ha fatti dei quattrini un po' meno di Pocciolini. E Corenzi a Banchereccia batte il grano con la merce, è senz'altro un uomo pio, è un amico del buon Dio. E questo veniva il nostro bel Dio De Parti, nel nostro nome, parlava veramente casettinese. Cioè. Il Mazzoni gli è nell'arma a Bologna e non a Parma, con la miccia o col cavallo lo faremo maresciallo. E che dire, prende il lepri, che non nato certo a febri, all'aspetto al cancelliere, ma faranno il cavaliere. Luce sul fondo, speriamo. A Scandicci sta Marzini, che è vicino ai Traficini, però... E infermiere a Careggi, che fa rima con Benveggi, di che potevo fare? Salutiamo Pitongino, che di me non è cugino, lui va a scuola la Pitiana, la famiglia Pierlaniana. Per Casagli e per Calvani, nostri sforzi sono invani, se qualcuno li travia, li riporti in compagnia. Quindi fate così, anche Battistone, per Battistone, scusate la domanda, Battistone si è ritrovato, io Don Bernio ho incaricato, che faccio anche lui, e se poi non giunto sia, canterella l'Ave Maria, che ne sa. E questa ce l'ha ora la Sati, la politica. E passiamo da Fontoni, dove vive Mister Brodri, Esther Collegino, ascoltatemi un pochino, questo incontro programmato va ancora rinnovato. All'Averno, a Campaldino, stiamo ancora più vicino, a Spalambio, qui nel posto, sia di luglio che d'agosto. Vi saluta Don Romano, con il cuore certo in mano, con l'augurio che raduno non si fermi a quota uno. A me toccava la parte antipatica, anche se preziosa, perché mi hanno ricordato tutti i castigli. E si ricorda facile. Tanto mi sono sentito masochista io, che mi diceva che avevo fatto la merenda, che mi diceva che avevo messo a pane e acqua, che mi diceva che avevo messo. Da quando sono arrivato mi sono sentito a riavuto. Ecco, però uno faceva un commento e mi diceva sono le cose che si ricordano e che ci hanno aiutato ad avere un certo stile di vita.
ora onestamente non rimetterei a pane e acqua, anche perché allora quasi a pane e acqua si sera normalmente. Non ci mancava niente, ma in confronto a quello che c'è oggi. E tra l'altro io diventai direttore del seminario in contemporanea alla cessione dei poteri ai contadini. E siccome il vescovo era poco che c'era e non sapeva com'era la storia, sarei illuso che con la... Scusa, abbi pazienza, devo dire, torno avanti. E qualcosina migliorò, poco, ma insomma qualcosa migliorò. Ora, è certo, erano tempi molto difficili e voi ne sapete qualche cosa, perché a di loro c'è da vergognarsi. La cena era un pezzettino così... o di cioccolata o la portata di purtroppo vi assicuro eravamo negli anni 50 che nelle case non stavano meglio, purtroppo la realtà era questa. Tanto che io ero stato il cappellano a Castelfranco e lì che ci lasciarono, che siano tornati con le loro mogli e abbiano famiglie tanto belle. L'augurio sia ai preti sia agli sposi non solo di ritrovarsi, ma di far fruttificare quel poco bene che vi fu dato. Raggio, come che fa? Te lo dico io, fa più e basta. Auguri a tutti, 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 au
soltanto però mi chiamano Piero. Farà anche un articolo sull'azione d'Arezzo domani, quindi può vedere se ce la fa domani l'altro uscirà anche un articolo, lo ringraziamo anche di questo video. E io gli faccio la delega perché dia una medaglia di corno prima di tutto a lui. Io vi do anche un piccolo opuscolo di Castel San Nicolò. Dunque, Acchini Vincenzo, che lo stanno messo nel letto, me ne scuso? Allora, meno male. A Fontani Amparo, anziché di Massi, perché c'è un. Vi do anche un po' di questi qui, se li volete distribuire. E dunque Sabatini di Giulio, questo è un piccolo non ce l'ho più tutti. Sani Pasquale Americhi Paolo, grazie, come vai sta Montemarchino, anzi Alfredo, Gorele, Missaggio Franco, grazie. Tanturno Mario. È sera e ormai la brigata degli S del 57-58 se ne sono già andati, sono già tornati pieni di soddisfazione e di gioia alle loro case dopo essersi salutati cordialmente, con grande affetto, eccetera. Qui è proprio il Solano, il fiume divertimento, direi, degli ex, di quando erano qui al collegino di strada, e era la passeggiata preferita. Ci portavamo qui alle acque a pescare i pesci sotto questi sassi, e i ragazzi si divertivano a bagnarsi. Era veramente uno spettacolo divertente, forse l'unico spettacolo e divertimento di questi ragazzi in questa fettuccia di terra. Qui è rimasto con me uno dei miei ragazzi che avevo, Don Renzi Franco, parroco ora giù in San Giovanni di Valchereccia, il quale può dire qualche cosa, di che cosa si ricorda di quei momenti di felicità della sua fanciullezza, quando questa nidiata di ragazzi che oggi si sono ritrovati su al ristorante Miramonti e hanno dato effusione alla loro gioia per aver ritrovato altri 40 amici che avevano vissuto i bei giorni della giovinezza. È stato un incontro veramente straordinario, memorabile, bellissimo. Un grazie al signor sindaco di Castel San Nicolò di Strada, che ci ha accompagnato sia al pranzo e nella sala consigliare, che dove egli ha distribuito le medaglie a tutti gli ex. Poi ci ha fatto da guida su al castello di San Nicolò, su al castello vecchio di Strada. È stata una cosa veramente indimenticabile, e ci auguriamo che questa iniziativa tanto bella possa avere seguito. Ecco, allora, come ho detto, qualche impressione da Don Franco Renzi, il mio ragazzo è di 40 anni fa. Certamente ritornare dopo degli anni, esattamente dopo 40 anni, questo ambiente anche a me mi ha emozionato. Essere qui da ragazzo con i miei amici, venivo qui a pescare i famosi barbi, e sono rimasto veramente contento. E certamente ho rivisto anche dopo tanti anni alcuni miei amici che ora hanno scelto un'altra strada, però mi ha fatto molto molto bene. E certamente desidero anche ulteriormente ritrovarmi insieme a questi miei amici, perché veramente, anche come ripeto, se non hanno preso la strada del sacerdozio come ho preso io, però hanno preso un'altra strada, prima di tutto appunto per queste amicizie ritrovate, ma anche perché qui è stato il mio primo posto nel quale, ecco, la mia vocazione è costruita.
certamente tanti ricordi, ora sono un po' emozionato, veramente non posso andare fino in fondo, però come ripeto questa giornata è stata veramente bella. Nella mia vita, sarò un po' semplicione, ma nella mia vita veramente una giornata in questo modo è da ricordarsi. E ringrazio veramente ancora Don Romano che mi ha dato questa possibilità. Ecco, termina così il nostro incontro battezzato 40 anni di amicizia vera, e io ringrazio tanto l'amico, anche lui, quindi ragazzo ex di 40 anni fa, Sergio Terenzi, che ha curato le riprese e che consentirà a tutti gli amici di potersi rivedere sullo schermo. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.